ottenere energia elettrica, termica e frigorifera da un unico impianto. Con questo obiettivo, l'Istituto Prosperius Tiberino di Umbertide ha rinnovato il suo sistema per la produzione di energia con l'installazione di una tecnologia per la trigenerazione. Progettazione e realizzazione a cura di Cogen Lab, azienda che già circa 7 anni fa ha installato nella struttura della clinica riabilitativa un impianto di cogenerazione per la produzione, cioè, di energia elettrica e termica da una stessa fonte primaria, oggi implementato da componenti che consentono anche la generazione di energia frigorifera. Oggi questa clinica è passata alla massima efficienza energetica che si possa mai ottenere, perché con un'unica tecnologia riesce a produrre tutte e tre le energie che servono praticamente alla struttura, che sono l'energia elettrica, l'energia termica e l'energia frigorifera, raggiungendo degli obiettivi di risparmio molto 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 importanti. Un efficientamento non solo in termini economici dunque, ma anche ambientali. C'è un aspetto di tipo ambientale, perché la produzione combinata di energia elettrica e calore in assetto trigenerativo, come è in questo momento l'impianto, consente una riduzione significativa delle emissioni climalteranti. Abbiamo scelto la struttura perché la sua tipicità, ovvero l'utilizzo nell'ambito sanitario, per la sua configurazione di utilizzo per 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno, si configura come best practice. Come migliore utilizzatore per i tempi e le modalità di produzione e di utilizzo dell'energia, dunque, un istituto, il Prosperius Tiberino, che dimostra di ricercare l'avanguardia e l'innovazione su più fronti. Da sempre l'istituto ovviamente cerca, non soltanto per quanto riguarda la parte di propria competenza e quindi l'aspetto sanitario, ma anche per quanto riguarda tutti i servizi, di essere all'avanguardia, per tutto ciò che la tecnica riesce a mettere a disposizione. Di fatto tutta l'energia che utilizzerà questo istituto, che peraltro serve anche l'ospedale, serve anche le civili abitazioni e una scuola, verrà prodotta con cosiddette fonti rinnovabili, in quanto, come tutti sappiamo, il metano è uno degli agenti meno inquinanti che esiste, quindi una scelta molto forte che si inserisce in un territorio che peraltro già da diversi anni ha fatto scelte di questo tipo.